Gentilissimo pubblico di Clipomoli, benvenuti alla seconda parte delle Olimpiadi di Torte di Riso. In studio come prima Andrea Ceccon ed Enrico Balbontin, ma andiamo subito con la prima disciplina che ha a che fare col basket, signore e signori di Schiacciacani. Cioè dei cani che schiacciano, che cercano di fare delle schiacciate, sapete, nel basket. Abbiamo questo gorilla che sta agitando la folla. Questo sarebbe ancora quello più intelligente di tutti, pensate un po'. Mazza, ma bravo! Fa proprio canestro in tutti i sensi. Canestro di se stesso, fa canestro. Molto bene, avanti il prossimo schiacciato. Anzi, una schiacciata. Ragazzi, è proprio una schiacciata nella testa. Questa sarebbe schiacciare lei, vabbè, comunque lasciamo perdere. Dai, che una bella facciata per terra e la mascella è andata come è andata. Ciao ciao, rimane così però. La categoria juniores degli schiacciacani, eccolo qua. Neri hanno il basket nel sangue, dicono, ma soprattutto il sangue nel basket. E quando, tra l'altro, la sua pedana era un bianco, quindi magari non ha capito lui. Questo però adesso non ha scuse, credo. Non ha neanche il trampolino idoneo. Ma bravo! Sei in televisione, complimenti! Schiacciacani di periferia, Con un bel... periferia però con un certo risultato anche. Anche un certo asfalto per terra. Altro schiacciacagnaccio. Schiacciacagnaccio da Prato, sempre di periferia. Questo è anche pericoloso, mi sembra. Sembra socialmente, perché sono proprio mancato, proprio schiacciacane in pieno, uno dei migliori, anche se qua. Bravo! Lui vuole proprio sedia. Ah, c'era lo schema, c'era vedi? Lo schema, sì. Non è andato perché benissimo. Non ci è arrivato perché vicino si è spaccato l'anca, no? Qui in casa addirittura il canestro è piccolo, ma il danno è grosso che fa. Dico, quelle murature che fanno in America che sono ridicole. Cartongesso da due sacchi, come diciamo noi. Due sacchi, da un bel buco, Vai, vediamo un po' cosa riesce a fare nel negozietto dei giochetti. Schiacciacani che rovina tutto. Ha distrutto un mezzo bar, questo qua è un imbecille completo. Poi lo linceranno, ma che ce ne frega? Noi abbiamo un'altra gara, c'è la rinoplastica artistica. Disciplina particolarmente difficile perché consiste nel rimodellare il setto nasale, però usando una disciplina sportiva. Questa qua è l'altalena, l'abbiamo inclusa così perché era una bella facciata. Questa sarebbe il parkour, una bella facciata anche per il parkour. Qua cioè, proprio naso nuovo paghi da bere. Ogni disciplina c'è la sua, guarda, questo qua è il karate, vedete? Spa! Naso nuovo! Guardate come se ne va il tipo una notte. Viene. Siamo al calcio, finalmente il football. Calcio, sono parole grosse, però vediamo. C'è tanta bella rinoplastica, questa avere un allenamento e poi Olimpirla che si allenano. Qui addirittura è quasi casuale la rinoplastica. Il ciclismo, però, cioè, è stato usato il ciclismo. Sicuramente in questa... artistica, comunque. In qualche modo. Peccato però che non sia volontaria, vabbè. Ma poco importa, perché questa neanche credo fosse così volontaria. Però se vai, come scelta, vai, insomma. Però il risultato è veramente magistrale. Brutta facciata, bellissima sorella, che brutta facciata. Ancora un'Olimpirla, ecco, quasi un'Olimpirla che fa la prova del paletto sulla faccia. Sì, proprio rinoplastica da Tognolino. Bravo. Questa è la rinoplastica da bici. Mazza che se la sei proprio fatto bene. Anche la calotta cranica credo sia data una smerigliata. Non solo su Facebook, diciamo. Vediamo quest'ultima rinoplastica, addirittura con volteggio. E passiamo alla prossima gara delle Olimpiadi. Signore e signori, c'è la finale di Sfigathlon. E quando c'è la finale di Sfigathlon, attenzione. È subito la sfiga, così, è un attimo. È uno che voleva piazzarsi ai primi posti, è andato a investire da una tram. Della polizia, peraltro. Quindi, va tutto bene, era un poliziotto, E invece allora questo ragazzino che è l'unico con la testa in piedi. Eccolo lì, lo diamo nell'inquadratura. Tutti culano in su, lui invece no. E infatti. L'unico che aveva sicuramente la faccia come il culo è lui. Adesso gli è venuta, se non ce l'aveva prima. Gonfia sicuramente. Un altro attacco di sfiga succede a questo signore qua che si butta. Lui ha fiducia nella ciurma che lo attende sotto. La ciurma l'avrebbe tenuto, ma non il telo. No, il telo era marcio. Era un po' desunto. Il wrestling, pericoloso già di per sé. È che si crolla il box, il ring attorno. Ecco, abbastanza sfiga, tu non è che questa. La signora che sta mangiando, già abbastanza pesantina la signora. Qua non so se c'è tutta sfiga, non è sempre. Qua piano piano una salsiccia via l'altra. Vedi? Poi l'ultima era 28 grammi che non si sa se è sfiga. Non ha retto la panca. Infatti. Addirittura entriamo nel mondo degli incapaci di tenere rivolere, ma. Io volevo dirti degli insulsi filmati di bambini. Volevi dirmi sì, quello? Esattamente. Anche questo mi sembra un insulso filmato di bambini. Ma nelle Olimpiadi va bene tutto. Va bene tutto. Ammazza questo qua. Questo direi che vince la medaglia d'oro della sfiga. Sì, è lui. Perché dà anche parecchio male, tra l'altro. Dentata lì nella botola. La botola di acciaio, ricordiamolo. In particolare non trascurabile quando si parla di dentate, ma andiamo col salto in basso. Che più in basso non si può, vogliamo bene questo. Possiamo scavare,
mare forse, ma credo che basti così anche. Non si capisce dove sia. A un rave, credo. Rave, sì, è forse quanto un rave. Ma anche la spaccata poi. Non so cosa dica, ma ha una sigaretta strana in mano. Perché hai provato a fare il saltino. Ciao, le ginocchia gli fanno proprio. Ciao Rashid. Ciao Rash. Non ce la fa più, eh. Si beve l'ultima gotta di birra. E poi la tira alle furette, che un paio mi sembrano anche carine. Mi sembra che sia un salto da fare. Ah, vuole dimostrare che è un maschio. Sì, un maschio, però è un maschio che va sulla macchina del padre. Dovrà... Salto in basso, più di così non si poteva. Le ragazze hanno alzato le palette, erano tutti due di picche. Non gliene tocca sicuramente. D'altronde il coefficiente era un po' alto e ha preteso troppo dalle sue capacità atletiche. Vediamo il prossimo Olimpirla. Vediamo cosa sta facendo anche lui, un salto dal muretto. Salto in basso, salto direi in di basso, sì. No. Ma molto bene. Benissimo. E di solito questi casi come li trattate? Prima traumatologia, poi psichiatria. Questo non è proprio un salto tanto in basso quanto in pari, però è un bel risultato, un ottimo risultato. La facciata in questo ghiaione bello duro è bella. Il senso di frustrazione. Ma guarda che atleta questo. Scarteggia un pochino del... Finisce male, non ti preoccupare. Il litorale va giù. Voilà. Chi l'avrebbe mai immaginato che andava a finire così? No, ma anche peggio poi. In realtà in ospedale gli ha dato brutte notizie. Scendono imbriachi di palinca dal monumento di Lenin. Nella piazza rossa di Odessa, questi marinai imbriaconi. E salto in basso. Non ce la fa. Perché il cemento russo, ricordiamolo, è sempre duretto. Che se ammazzi, noi andiamo avanti con le nostre Olimpiadi e andiamo nel mondo della balistica con... Centratlon. Una disciplina che necessita di mira, sprezzo del pericolo, ma anche di tanta deficienza. Sì, pochezza di pensiero. Questo per esempio sta guardando se c'ha le chiavi, ma la porta è aperta. La porta è aperta anche la fronte. Dà una pugnazzata contro il videogioco a fianco. Prende il videogioco a fianco, metti gli altri occhiali, devi cambiare occhiali. Vai furetto. Ha preso il bidone e l'ha rumentato con la nuca, eh. Sì, bene. Ma come vuole atterrare? Vuole atterrare, ha anche ragione nel suo piccolo, diciamo. Ha anche ragione, però non voleva proprio atterrare contro quel grosso capannone. Vabbè, dai. Qui invece abbiamo la medaglia d'argento del centro. Bel giro, bravo. Allora, signora, questo è il referto col foglio di dimissione di suo figlio. Adesso è di nuovo tutto attaccato. Però tenga conto che non è sempre domenica e i miracoli vengono una sola volta. Questo è Centratron, una prova senior, seniores, diciamo così, signore. Vecchio! La faccia per terra. È andata così. Questo invece dovevo guardare il retrovie, non tanto questa schifezza di balletto in una. Sì, tanto non vi perdete niente. Guardate, per esempio, la capocciata con cui c'entra quella grossa trave. È stato uno solo e quello che ha vinto, però la squadra, diciamo, ha vinto la squadra. Qui è meraviglioso. Medaglia d'oro. medaglia d'oro anche perché gli abbiamo dovuto dare alla memoria. Perché poi è morto, dissanguato. Ma troppo ridere. Ma veramente. Grandissimo stile. A proposito di stile, andiamo con Funky Golf. Io faccio la mazza, tu fai la palla. Ma vediamo un po', comunque in generale qua non c'è chi la prende la palla, almeno per adesso. Questo ne aveva tre addirittura di palle da prendere, ma ha preso la coscia. Questi qua invece si spacca lo giochino. Ma bravo. Sono tutti casi abbastanza eclatanti di Funky Golf. Funky Golf, disciplina che possono fare anche i bambini, vedete. Questo qua ha fatto la sponda all'albero. Eh sì, ma se sei bravo ti eviri così, diciamo, sul campo da golf. È tanto romantico. Affogare con un ferro 4 si può? Guarda come è entrato bene l'inquadratura sto qua. Anche come è uscito bene. Anche i bambini giocano a Funky Golf. Questa è gente per le nostre breaking news. Sempre meno news, sempre più breaking. Ancora funky golf alle Olimpiadi. Se ci vuole anche tanto alcol, credo. È una prova di schiacciamento prato, schiacciamento su prato. Il funky golf non comprende solo il gioco tipico con la mazza, ma anche quello con la camionetta. Quello con la camionetta, infatti vedete questa fare qua. La macchinetta da golf che è pericolosissima poi. Questo salta via prima della tragedia, guardatelo bene. Bel frontalino, tac. Lo fa però soltanto l'altro. Impennano addirittura ubriachi. La zavorra dell'amico dietro. Questo è veramente funky golf, eh. Funky golf. Come sono gallo questa sera. Guarda un attimo questo invece la schiena come ce l'ha. Ciao, io scendo qui. Sì, e ti lasciamo anche lì. Questa è una bella scena davvero. Sì. Non voleva fare il golf. E lui invece cosa vuole fare? Sollevare la macchinetta. La macchinetta che si è spaccato la faccia. Sollevando la macchinetta. Poi l'ha anche stritolato, ma va bene così. Retromarcia con zavorra. Ecco fatto. Con la zavorra se ne va e gli altri si ammazzano. Si libera della moglie così anche. Un bel modo di divorziare. Comunque una bella scusa, ma assegniamo la nostra medaglia d'orzo delle Olimpirladi, signore e signori. È arrivato l'Olimpirla del giorno. Ed è una medaglia fatta in un metallo particolarissimo, lo stronzio, che si avvicina
dice molto all'Olimpiada del giorno. Lì butta la bomba che scoppia immediatamente danneggiando barca e amico. Soprattutto amico, comunque ricordiamo è la gara di cacciabomba questa qua. Sono classificati chiaramente primi ex equo. Tutte e due, infatti non c'è differenza. Vedete la deflagrazione devastante. E un gesto tecnico così eclatante gli è valso il titolo di Olimpirla del giorno. Tutti citano De Coubertin, ma noi vogliamo citare Eric Cantona che diceva: se mi guardi un'altra volta ti ammazzo dalle botte. Viva lo sport! Enrico Balbontini e Andrea Ceccone vi salutano perché le Olimpirla di torte di riso sono finite.